Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale, il Fetta in TV. Io sono il Fetta e questa è la TV. Se non siete ancora iscritti al canale, iscrivetevi, attivate la campanella e condividete con tutti i vostri amici. Oggi andiamo a completare il discorso del propoli, ma prima sigla! Bene, allora, se vi ricordate, una ventina di giorni fa più o meno, avevamo creato il composto di soluzione idroalcolica con del propoli, ok? Sono passati 20 giorni, ok? L'abbiamo shakerato per bene in questi 20 giorni, vedete che comunque sul fondo è rimasto comunque del deposito, ok? E adesso andremo a filtrare il tutto, ok? E lo metteremo via per quando ci servirà. Bene. Allora, cosa ci serve? Un colino, passino, come lo chiamate, ok? Maglia fina, possibilmente. Un imbuto per poter dopo versare il contenuto dentro dei vasetti con il tappo, ok? Me ne sono portati un paio in più qua, piccolini, vediamo se magari quei due lì non mi bastano. Guanti, perché questo macchia, ok? E uno straccio. Ok, vedete che si capisce con lo straccio, ok, i firulani capiranno. Bene, lo useremo per fare il filtraggio finale, ok? Quindi, adesso ci rambocchiamo le maniche, ci mettiamo i guanti perché questa soluzione tenderà a macchiare, se no, altrimenti mi rimarrebbero le mani marroni per una settimana, ok? Vediamo solo che non si buchino perché sono guanti da 4 soldi questi, quindi... Ok, e ci siamo, vediamo di non fare sbrodazzamenti in giro qua, ok? Bene, allora diamo una bella sbattuta al nostro vaso di soluzione idroalcolica, ok? Decisamente alcolico. Ok, dovrebbe avere sui 70 gradi questa roba qua, giusto? Sì, perché abbiamo fatto 2/3 di alcol e 1/3 di acqua. L'alcol è a 96 gradi, quindi più o meno siamo sui 70 gradi, più o meno, più o meno. 65, boh, fatevi conto, non ha importanza. Allora, quindi, ecco, ho preso un altro vaso grande, magari ci va meglio per fare il passaggio, ok? Quindi, piazziamo il vaso grande, gli piazziamo sopra il colino, ok, lui ci sta preciso, perfetto, proprio, tac, sempre fatto a misura. Bene, adesso andremo a versare il composto dentro questo vaso più grande, ok, così riusciremo a recuperare il deposito che adesso è sul fondo e lo recupereremo dentro questo passino, ok. Quindi adesso con calma, un attimo solo che lo sbattiamo in maniera che non mi resti tanta roba sul fondo, se no devo andare a scavare poi con le mani, e lo versiamo. Vediamo, mi metto più a favore di fotocamera, ecco qua, ok, andiamo a girarlo un po', probabilmente le maglie sono troppo fine e il materiale si è depositato dentro il colino, ok, agevoliamo la fuoriuscita del materiale. Allora, sono andato a prendere un cucchiaio, magari ci possiamo aiutare per recuperare questa specie di melma. Non è altro che cera e propoli che non si è sciolto. Cosa facciamo? Lo andiamo a recuperare e lo mettiamo dentro
dentro un altro vasetto, ok? Ecco qua, facciamo vedere, ecco, vedete, tipo una melma, ok, la mettiamo da parte, finiamo di scolare fuori il composto, ecco, con un cucchiaio andiamo ad aiutarci a recuperare anche tutto il materiale che è rimasto dentro il vaso. Bene, poi col cucchiaio andiamo a premere un po' in maniera da strizzarlo un po', così anche quel po' di liquido che è rimasto in mezzo. Bene, a questo punto prendiamo la nostra melma, chiamiamola così, ok, e andiamo a travasarla dentro il vasetto più piccolo. Ecco. Questo è il residuo, diciamo, di quello che abbiamo preparato, ok? Non lo butteremo via questo assolutamente, perché comunque, ripeto, qua magari c'è qualche scartino, sicuramente è rimasto qualche scartino, ci sono sicuramente diverse parti di cera dentro, ma comunque anche del propoli è rimasto dentro. Ok, quindi adesso io lo metterò da parte, ok, e lo terrò come una pasta, diciamo, da poter utilizzare, che ne so, da mettere su una ferita, da mettere ad esempio sulle piante quando andrò a fare le potature, ok, fra un paio di mesetti, insomma, due mesi e mezzo andremo a fare le potature, magari le potremo utilizzare per fare tipo un impacco se facciamo magari andiamo a creare delle ferite magari abbastanza importanti, ok? Sulle piccole ferite della pianta, sui rami piccoli non servirà, ma diciamo sui rami dimensione circa 3-4 cm magari andremo a spennellare con questa soluzione. Su tagli magari più importanti andremo a mettere proprio un tappo con questa specie di poltiglia, ok? Quindi non la buttiamo via, non si butta via niente questa roba qua, ok? È tutta roba buona. Con della carta, chiaramente la carta assorbente, andiamo a pulire subito, ecco, è rimasto macchiato, benissimo. Buona, poi diamo una bella lavata. Credo che insomma un po' di acqua calda e sapone dovrebbe comunque risolvere il problema. Bene, allora, adesso noi dovremmo travasare questa parte liquida, diciamo, ok? C'è comunque un minin di fondo, ma veramente, cioè, veramente trascurabile, quindi comunque butteremo dentro tutto, non c'è nessun problema. Bene, adesso apriamo i vasetti. Ecco qua, imbuto, valuterei di non utilizzare il tessuto a questo punto, perché probabilmente se avessi utilizzato magari un passino con le maglie un po' più, vediamo se si vede, non so se si capisce, ma è abbastanza fitto, ha una maglia abbastanza fitta, probabilmente è già sufficiente. Ho trovato nelle varie ricette che sono andato a studiarmi, dicevano di filtrare con un panno, uno straccio, qualcosa che poi dopo andrebbe comunque buttato via perché verrebbe macchiato. Secondo me non ha senso, ok? Se avessi avuto un collino magari con le maglie più grosse sì, ma in questo caso qua secondo me non ha gran senso. Ok, facciamo una prova e andiamo adesso a travasare direttamente il composto dentro. Ecco fatto. Ecco fatto. Bene, mi è venuta un'idea. Allora, visto che ne è avanzato un po', vedete, ce n'è ancora un goccio, io lo ributto dentro con questa melma, così lo facciamo tipo, diventa tipo una poltiglia molliccia, ok? Ecco fatto. Ecco, così abbiamo fatto due bottiglie, abbiamo due contenitori dove abbiamo il liquido, che è liquido proprio, ok, e abbiamo questo vasetto che è tipo una fanghiglia. Non lo so, forse non è stata una grande idea
Ok, vabbè, è la prima volta che lo faccio, facciamo un esperimento, vediamo cosa salta fuori. Ecco, pezzo di carta. Andiamo a pulire bene i bordi, che non vorrei che magari poi dopo andando a chiudere, magari qua è sporco, magari di qualche residuo di cera di cosa, magari dopo il tappo mi si blocchi e non riesco più a aprire il vasetto. Ok, quindi diamo una pulita. Ecco fatto. Andiamo a chiudere i nostri due vasi. Ecco fatto. Voilà. Potete metterlo magari in quelle ampolline che si comprano, credo in farmacia, non so, magari anche su online trovate. Quelle ampolline con la pompetta contagocce. Ok, le potete utilizzare, diluite in acqua. Mettete dentro 10, 15, 20 gocce, no, in un bicchiere, potete utilizzarlo per farvi gargarismi, lo potete bere, potete farci quello che volete, ok? Lo potete usare come colluttorio, visto che lo usano anche come colluttorio, quindi insomma per il mal di gola si sa che propoli, comprate le caramelle al propoli, ve lo fate da soli. Okay. Bene, quindi operazione completata, con successo sembra, ok? Abbiamo circa un litro di soluzione idroalcolica di propoli pura, ok, circa il 65%, e con i fondi e con quel goccetto che era avanzato io mi sono fatto un vasetto, c'è questa melma, ok, vediamo, troverò qualche applicazione, insomma non è un problema, ok. Un vasetto l'abbiamo risparmiato, quindi possiamo rimetterlo via, lo straccio anche, ok, bene. Ok, io spero che il video vi sia piaciuto, che sia stata una cosa abbastanza interessante, almeno secondo me sì, ok. Vi ricordo che se non siete ancora iscritti al canale dovete iscrivervi al canale, attivare la campanella e condividere con tutti i vostri amici. Volevi far tu? Un attimo solo che c'è il signore qua, un attimo. Io vi saluto intanto e ci vediamo alla prossima. Ok, buon anno a tutti, ciao a tutti. E qua. Sempre a fare i filmati, no? Sempre a fare i filmati, giocare, c'è la legna da tagliare fuori, la tagliare la legna a tagliare. Non importa se è l'ultimo dell'anno, sai, che bisogna fare il lavoro lo stesso. Boh, vi saluto qua io allora, faccio io, dai, stai buono. Chiudetevi il canale, campanella, solito. Tin tin tin. Messo il like, sotto lì. Si vede sotto lì. Sotto lì il like, sotto, ecco lì, proprio lì, ok? Bene, allora, cosa hai fatto qua? Con la grappa qua, la grappa si beve questa roba qua, si beve. Che ne sono adesso? Sono le nove sono. Allora un bicchiere di nero adesso, panino col salame e bicchiere di nero. Passami il bicchiere, dai, passami. Oh, grazie. Bene, a tutti quanti, buon anno e felice anno nuovo. Forse, bicchiere di nero, tanti auguri. Mani! Ah, bicchiere di nero. E panino col salame?